Sabrina Garofalo, componente dell'Osservatorio Antimafia della Regione Umbria. Stamattina avete presentato, in occasione del compleanno di Barbara Corvi, un protocollo per l'accoglienza e il supporto delle donne vittime della mafia. Ci può spiegare come funziona questo protocollo, che è inedito in Italia? Sì, è una proposta, non è ancora un protocollo, speriamo lo diventerà nei prossimi mesi, c'è un iter burocratico ancora da terminare. È una proposta politica innovativa perché mette insieme il mondo delle istituzioni, il mondo delle associazioni, così come nella proposta già dell'osservatorio, ma in particolare questa proposta mette insieme le politiche sulla violenza e contro la violenza alle donne, quindi di prevenzione, contrasto, accompagnamento e supporto, con le politiche antimafia e quindi quello che già viene fatto in Italia. Sicuramente è una proposta che è nata da un lungo percorso, una rete costruita con le reti del centri di antiviolenza dell'Umbria, con il Centro per le Pari Opportunità, l'Osservatorio, le prefetture e le procure. È un percorso che sicuramente speriamo possa dare i frutti, è un inizio di un impegno che è quello appunto rivolto alle donne che intendono intraprendere un percorso di fuoriuscita, che quindi rappresenta una forma di contrasto al potere maschile e mafioso.